Il Magna Grecia Film Festival, nato nell'agosto del 2004 e giunto quest'anno alla sua 8ª edizione, si dedica totalmente a giovani autori, alla valorizzazione del futuro del cinema e si circonda in ogni edizione di ospiti d'eccezione, capaci di far scendere i riflettori nazionali sulla città di Soverato e in generale sull'intera Calabria. Beh, è un festival di qualità, anche quest'anno sulla prima rete nazionale, su Rai 1, è uno speciale di 70 minuti. I giovani autori che verranno a Soverato per l'8ª edizione, la partnership con Annecy Cinema Italiane, quindi l'opera prima che vincerà a Soverato andrà in concorso al Festival francese di Annecy. La partnership con il Cinema Italian Style di Los Angeles, l'opera prima che vincerà a Soverato andrà al Festival a Los Angeles. E poi penso un appuntamento per tanti cinefili e non solo, ma per tanta gente che ama il cinema e che ha sete di cinema. Ma oggi è un incontro importante per tanti motivi. Uno di questi è che ci sarà un tavolo importante dove amministratori capaci, illuminati, cercano di indicare una strada, che è la strada della cultura, per rendere questa terra meravigliosa Magna Grecia. Io innanzitutto ringrazio proprio l'onorevole Claudio Parente, il presidente della Fondazione Fulvio Scarpino, che hanno lavorato per mettere insieme a tutti i comuni del Soveratese nel costruire, nel lavorare a un progetto di valorizzazione di tutto il territorio. Ovviamente la Fondazione ha ripreso un percorso associativo che è partito dal 1966, dall'allora ministro Nacatten. Oggi siamo qui perché dobbiamo esportare una nuova immagine della Calabria e il Magna Grecia Film Festival rappresenta l'immagine della Calabria che noi vogliamo esportare. Un'immagine di una Calabria di qualità, un'immagine di una Calabria che sa dare un segnale positivo e dobbiamo investire sui giovani e sulla qualità. Il Magna Grecia Film Festival, che dal 2004 è riuscito a portare nella città di Soverato i mostri sacri del cinema italiano, da Ettore Scola a Michele Placido, per non dimenticare il compianto maestro Monicelli, è l'esempio che noi dobbiamo dare di quello che realmente esiste in Calabria. Questa è l'operazione della Fondazione. Beh, il Magna Grecia Film Festival rappresenta oggi la manifestazione più importante per Soverato, sul piano culturale ma anche sul piano della promozione delle immagini. Ci fossero tante altre manifestazioni di questo tipo anche in campi diversi. Noi ci troviamo impegnati, ci sentiamo impegnati con Gianvito perché è una persona validissima che ha saputo, seppur giovane, inventare questo festival, portarlo ai fasti della popolarità e quindi intendiamo sostenerlo fattivamente. Certo, nessuno si dice nemmo profeta in patria, nel caso specifico noi vogliamo invertire questa tendenza, far partire una rivoluzione dal basso in maniera tale che il nostro territorio, la nostra Calabria venga ricordata non per fatti delittuosi ma certamente ed esclusivamente per fatti di positività sia nel campo imprenditoriale che nel campo culturale che nel campo della politica. Che significato assume questo festival per la Calabria? Ma l'iniziativa di Casadonte è un'iniziativa eccezionale, insomma, veramente qualcosa che mancava in Calabria. E sappiamo che moltissimi giovani calabresi sono amanti di cinema, si cimentano anche in esperimenti fuori del territorio calabrese. Avendo l'occasione dal 2004 a oggi di confrontarsi in questo festival di Soverato, io credo che costoro sono tutti spinti a migliorarsi, a fare del cinema di qualità, a cercare di primeggiare non solo qui ma poi primeggiare in campo nazionale e internazionale. Io credo che è un'iniziativa da appoggiare, da sostenere. Io sono venuto qui proprio per sostenere questa iniziativa, non solo come governo regionale, ma credo che è necessario che anche il governo nazionale sia vicino a questi esperimenti, perché questo è quello che resterà. Molte cose passano, la cultura resta.